Buongiorno uomo. Buongiorno. Buon venerdì mattina. Buongiorno. Bello carico, sorridente, positivo. Sì, sì, bene. Perché ho visto che c'è il futuro, c'è una nuova generazione che mi piace. Devo dirti che questi giovani. Questa frase la stiamo pronunciando 100.000 volte in riferimento a categorie, a sport, ad attività differenti. Ci sono i nuovi piloti di Formula 1, i nuovi piloti della moto, i nuovi calciatori, i nuovi giocatori di basket, tanti nuovi cantanti. Corridori. Bravissimi. E ci sono questi corridori. E devo dirti che adesso con il lockdown, con la mancanza delle gare, quelle che ci sono, sono come si dice, ricercate, sono sentite, vissute. E a Valencia c'è stata una gara bellissima. C'è stata una gara. Una mezza maratona. Hanno fatto mezza maratona. Non è a maratona. Valencia, è a Valencia. È un altro posto. Valencia, io l'ho sempre chiamata Valencia. Giusto. Hanno fatto prima una mezza maratona e poi la maratona. Entrambe le gare riservate soltanto ad atleti professionisti che sono stati tenuti come i polli in batteria per tutta la settimana prima della gara, isolati. Isolamento. Sì, la famosa bolla di Valencia. Credo che abbiano speso qualcosa come 4 o 5 milioni di euro per organizzare questa gara. Aiuto. Che metteva insieme appunto il top dei corridori. Ed è una gara bellissima perché è un anello in pratica. Mm-hmm. E addirittura all'inizio c'è anche una leggera discesa. E quindi hai visto dei tempi incredibili. Omologata? Sì, omologatissimo. Perché in pratica l'inizio e la fine hanno un rapporto particolare e devono rispettare quell'altitudine. Se è una maratona, il percorso deve avere 129 metri tipo di dislivello massimo. Poi lo puoi mettere dove vuoi, tutto in una salita, tutto in una discesa, non conta, non ce ne deve essere di più. Okay. E ci sono questi ragazzi, sono tutti ragazzi, pensate, mi sembra che Plimo ha 19 anni, adesso ne avrà 20, il terzo anche lui è un ventenne, certo. Coetanei, quindi no, sono tutti coetanei, sono dei ragazzi, alcuni sono keniani, alcuni vivono in Uganda, quindi c'è questa nuova generazione di corridori ugandesi. Sono etiopi. No, sono altopiani. Cioè, il mio corridore preferito è quello con la maglia arancione, con la canottiera. Che non si vede per radio. Che è Jacob Kiplimo. Kiplimo, bravissimo. 24 anni, non giovane come gli altri. No, 20 anni. A 20 anni. Cosa è successo? È successo che quattro di questi ragazzi sono andati sotto record del mondo. Quindi guarda, faccio una domanda a Nicola, così che non sa cosa gli sto per chiedere e quindi vi darà una risposta in buona fede, ma lontanissima. Prego. Secondo te qual è il record del mondo della maratona, della mezza maratona? Se la maratona è lì che si arrabatta per fare due ore, bravissimo. La mezza maratona si arrabatterà per fare 58. Bravissimo, okay. Il record era 58.01. Sono arrivato con ragionamento. Bravissimo. Come se fossi in uno di quei quiz del preserato. Okay. Bravo. Tante parole. Deduzione. Okay. Per deduzione a voce alta. Questi quattro ragazzi sono andati sotto i 58, fatto 57. Ma sai 30, cosa vuol dire? Vuol dire non andare a 20 km all'ora. 57.32. Ma molto di più. Ecco, quelli che non hanno vinto, i tre, potrebbero considerare questo risultato un fallimento. E invece no. È meglio rimpiangere gli insuccessi invece che pentirsi per ciò che non si è fatto. Gli errori del passato sono le esperienze dalle quali impariamo di più. Ascolta il tuo respiro mentre corri. Ha una sua voce. Sentiti vento, pioggia e sole. Sentiti fango. Puoi correre ovunque. Goditi il momento e non pensare ad altro. Ci eravamo dimenticati di loro, dei Fun Loving Criminals, che hanno avuto forse l'apice ai tempi di Pulp Fiction con Scooby Snacks, ti ricordi? Che iniziava con la frase presa dal film proprio. Everybody hands up, it's a robbery! Yeah. Poi partiva il pezzo. Mi piace pensare come gli inglesi a questo fallimento eroico, no? Cioè qualcosa che ti insegna
il modo in cui fallisci è importante, cioè se tu fallisci con stile, ragazzi, fallisci infrangendo un record del mondo. No, ma cioè, a parte quelli che, come si dice, quelli che vincono, sicuramente Candy, il vincitore, ha battuto il record del mondo, ha vinto la gara ed è super felice. Sì, sì, ma anche il secondo, il terzo, il quarto hanno battuto il record del mondo. Però sanno il loro personale. Sanno di rappresentare l'eccellenza. Quando noi, quando l'amatore vuole migliorarsi, cosa cerca? Di battere il suo personal best, il famoso personale. Ecco, a volte però riuscire in questo è molto difficile, ok? Perché ti devi impegnare, devi fare le famose ripetute, devi andare in pista, devi sacrificarti, diventa quasi una dipendenza, capisci? Ecco, perdi un po' la passione, allora devi mantenere sempre quella voglia di correre che ti dà il buon umore, perché comunque lo sforzo e la fatica, e poi deve avere il riposo per avere il miglioramento. Tu non puoi correre, non riposarti, correre di nuovo, non hai il miglioramento, cioè il peggioramento della tua performance. Quindi devi trovare sempre gusto nella corsa, devi avere la voglia di indossare le scarpe, i pantaloncini, la voglia di correre nel sole, nel fango, nella pioggia, perché sai che dopo ti sentirai bene e sarai migliore, perché migliorerai. Soprattutto sai che se tu hai corso, ti senti bene, c'hai tanta fame. Bravissimo. Poi arrivi a casa e sul tavolo che cosa c'è? Trovi un piatto di pappardella. Non solo, ma trovi un natalizio. La vera filosofia della corsa, questa che ti devi mettere nell'armadietto. Vai, questo pappardella. La nostra vita è rincorrere il tempo. Ma non dobbiamo correre solo per questo. Dobbiamo correre per sentire quella forza che proviene dall'universo e ci rende ottimisti. Uscire fuori a correre, correre spesso, correre di più. Correre è facile. La tua corsa migliora man mano che percorri chilometri. Non serve pensarci troppo. Ogni giorno, correndo, acquisisci uno stato di benessere e ti allontani dalle malattie. Non perdere la voglia di correre. Ma per la corsa perfetta ci vuole tempo. Bisogna sforzarsi ed essere motivati, seguire un obiettivo. L'essere umano originariamente era perfetto, una specie di supereroe, perché la natura lo aveva dotato di grandi poteri. Poteva cambiare, modificarsi, adattarsi ed evolvere. Poi il mondo si è organizzato per tenerlo il più possibile seduto. Liberati e cerca la corsa perfetta. La corsa perfetta, quando il corpo sente il ritmo dell'anima, quando trasformi un passo dopo l'altro in un'avventura indimenticabile. Corri di più, corri più spesso, a velocità sostenuta. Correre ci ha fatto diventare quello che siamo. Se smettiamo di correre, non saremo più noi stessi. Tre ragazze svedesi che si facevano chiamare First Aid Kit, cioè il kit di pronto soccorso, e la canzone era My Silver Lining. Forse ve la ricordavate, l'abbiamo suonata tanto, una decina dicendo, quasi di anni fa. Mi stavi dicendo fuori onda cosa facevi ieri sera, guardavi? Orione, su che canale lo danno? No? Orione lo danno. Lo danno leggermente a sud-est. Ah, ok. Allora tu devi seguire la stella che brilla di più. Seconda stella a destra. Bassa sull'orizzonte. Sì. Ed è di tutti i colori nel cielo d'inverno. Oh. Quella stella lì si chiama Sirio. Ah, che bello. Poi vai in alto. Okay. E c'è Orione. E vedi Orione e la spada di Orione. Una delle mie canzoni. Quello che sembra un aquilone è la sua spada. Una delle mie canzoni preferite di Prince, misconosciuta, si chiama The Arms of Orion, cioè le braccia di Orione. Era da colonna sonora di Batman, abbastanza sciagurata. Orione è in giro col cane e caccia la lepre.
ok? Beh, quindi la costellazione, è costellazione. Beh, sì, beh, si raccontavano, bravo, guarda, bellissimo, le stelle, guarda, bravo, le stelle senza Spinelli, eh? Ah, sì. Beh, a proposito di Spinelli, attenzione, che vita, cosa succede Spinelli. Cosa succede se tu non, come si dice, se non punti al piacere nella gestione dello sforzo? Sì. E vai nella dipendenza. Cioè, quando la corsa diventa, e la dipendenza fa male. E fa male. E la dipendenza fa male. Prima parlavi di quello che va a correre e cerca sempre di fare il suo personale. Sì, personale. È il modo peggio. È quella la dipendenza? La dipendenza. Beh, quando hai una specie di senso del dovere che ti porta a fare e anche a strafare, e la corsa non è più un piacere, ma è una fatica. Ma non solo. Ci sono dei corridori che fanno 6 mesi dei tempi e degli allenamenti incredibili. 6 mesi si fanno di cocaina. No. Sì, sì. Ma come? Sì. Sì, perché comunque sono esagerati in tutto. Quando facevo il triathlon in America con i professionisti, questi stavano a stecchetto per 6 mesi, ok? Facevano. Ah, negli altri sei mesi. Negli altri 6 mesi. Capito. No. Qui stavano a stecchetto, non mangiavano niente, si allenavano. Un'eccezione. Sì, dai. Ok. Poi, finita la gara, si ubriacavano. Ma invece avevano il drink. E io li portavo a letto sulle spalle. Non va bene. E non va bene, questo non va bene. Quindi bisogna provare piacere, uscire a correre e sentire la sensazione. Tu puoi correre veloce, sentire il cuore in gola, ma a un certo punto puoi dire: sai che c'è? Adesso cammino. Cammino e mi godo quello che c'ho intorno, certo. Mi godo la natura, esco la notte con la frontale e mi godo Orione, segui le stelle. Aldo, ma questo weekend come la sentiamo sta sensazione? Questa sensazione è molto semplice. Sì. Come possiamo fare? Se c'è un lago, nuota. Sì, mettiti la muta e nuota. Metà dicembre. Prendi la bicicletta e esci. Sì. Puoi uscire dal comune, no? Sì, è da domenica. Okay. Sì, da domenica. Puoi uscire di testa, no? Sì. Esci di testa. Da ok. Da febbraio. Cosa ha detto il primo ministro? Ha detto: dobbiamo solo correre. Me lo dici tu con. Dobbiamo in questo momento solo correre, non ci possiamo permettere altro. Ha detto così dopo il recovery farm. Ha detto: dobbiamo solo correre. Ha twittato questo. Aldo Rock cosa farà? Correrà e anche voi, tutti voi dovete correre, correre di più, correre spesso, correre col cuore in gola. Ciao uomo. Ciao. Ciao.